Il Pescara non riesce a ripetere il miracolo di 30 anni fa quando espugnò il Meazza con il più classico dei risultati, grazie alle reti di Zliskovic e Galvani. L'Inter in campo con la squadra quasi tipo e con mister Pioli che dimostra di non sottovalutare il Pescara. Nella formazione abruzzese Oddo ricorre al modulo ad albero di Natale con la conferma di Baybeck in avanti e con l'ex juventino Castagnos all'esordio assoluto con la maglia bianca-azzurra. Si comincia con il commovente ricordo delle vittime di Rigopiano e con l'applauso dei 40.000 del Meazza per coloro che hanno perso la vita nella tragedia dello scorso 18 gennaio. L'avvio di partita vede al terzo un tiro al lato di Baybeck. I nerazzurri, come da copione, iniziano a premere, ma in maniera piuttosto compassata. Al 12esimo però Gagliardini pesca in area Miranda, che schiaccia di testa al lato. Il Pescara accusa la pressione dei padroni di casa, ma non rischia molto con Bizzarri, che resta quasi a guardare la partita. Al 22esimo viene annullato un gol a Valerio Verre per fuorigioco dopo il pin dell'ex perugino su respinta difettosa di Handanovic dopo un tiro violento sul capovolgimento di fronte. Però Gio Mario chiama Bizzarri al salvataggio e poi la difesa del Pescara si addormenta con D'Ambrosio che a due passi dal portiere argentino va a realizzare il gol del vantaggio dell'internazionale. Puntuale il gol passivo per il Delfino, che inizia così l'ennesima affannosa rincorsa perdendo anche la compattezza di inizio gara. E così fra il 35esimo ed il 36esimo ci sono due brividi per la difesa biancazzurra con un colpo di testa di un soffio fuori di Gagliardini e poi il 2-0 divorato da João Mario tutto solo davanti a Bizzarri. La parte finale del primo tempo regala il raddoppio nerazzurro però al 43esimo proprio con il portoghese che si riscatta dall'errore precedente andando a segnare un gol facile davanti alla porta spalancata biancazzurra. Nella ripresa si riparte così dal doppio vantaggio locale che mette l'Inter nelle migliori condizioni per amministrare il match. In campo ci sono gli stessi 22 di inizio gara. Il refrain però è sempre lo stesso, anche se il Pescara inizia la ripresa con un po' più di coraggio. Al decimo Crescenzi prende il posto di Stendardo con Biraghi che va al centro della difesa con Coda e con l'ex crotonese che si piazza sulla fascia di sinistra. La squadra di Massimo Oddo fa vedere anche delle buone cose in questo avvio di ripresa e al 14esimo prima Bebek e poi Verre mancano clamorosamente il 2-1 che avrebbe potuto almeno in teoria riaprire la gara. La squadra di Pioli arretra un po' con Memuscià e Soci che prendono così un po' di confidenza con l'avversario. Il trascorrere dei minuti fa però il gioco dell'Inter. Si arriva così al 25esimo con la parata centrale di Handanovic su Coda prima del tris firmato al 28esimo da Eder che a due passi da Bizzarri su assist di Icardi terminato nel frattempo in fuorigioco che va a realizzare la rete del 3-0. Oddo poco dopo manda in campo Cerri al posto di Bebek, mentre iniziano a scorrere i titoli di coda, con il Pescara che rischia al 34esimo di subire il poker con un tiro violentissimo di Gabigol, a cui si oppone Bizzarri. Al 38esimo c'è l'esordio assoluto in biancazzurro anche dell'argentino Cubas, che entra al posto di Castanos prima del triplice fischio finale del signor Calvarese di Teramo, che mette fine all'ennesima serataccia della squadra di Massimo Oddo, che tornerà in campo il 1 febbraio allo stadio Adriatico nel recupero della sfida con la Fiorentina.